ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e oggi ragazzi siamo qua sul nostro mitico nuovissimo computer con un videogioco uscito a settembre del 2017. Si chiama Player Unknown's Battleground ed è uno sparatutto in prima o terza persona. Questo gioco praticamente si articola in una mappa giocata fino a 100 giocatori contemporaneamente. Infatti quando andrete a fare le partite li troverete quasi sempre connessi, e come si dice in questa mappa lo scopo è quello di rimanere l'ultimo giocatore vivo. Come funziona? Praticamente partiremo tutti su un grande aeroplano, c'è una mappa, più che altro un'isola, sotto di noi che vi sembrerà piccola ma poi vi renderete conto essere enorme, e a un certo punto durante il volo apparirà il pulsante per lanciarsi con il paracadute. Quando ci lanceremo col paracadute decideremo dove atterrare, e una volta atterrati saremo completamente spogli di qualsiasi arma, di qualsiasi equipaggiamento. Avremo solamente i nostri vestiti. Lo scopo del gioco, ragazzi, è andare in giro per le case o in giro per la mappa nei punti più strategici e iniziare a recuperare armi, oggetti, bendaggi, kit medici o anche benzina per la macchina e poi ve lo dirò, ragazzi, in modo da riuscire a rimanere ad avere un buon arsenale per affrontare poi le parti finali del gioco, che è proprio dove il gioco prende vita. Come state vedendo, ragazzi, mancano 19 secondi alla partenza. Tra l'altro, se riusciamo a fare un buon piazzamento, potremo anche aprire il nostro primo chest a 700 gold, chiamiamoli così, sono i punti del gioco. Posso aprire il primo chest. Praticamente, ragazzi, non ci sono le statistiche, non c'è una classifica mondiale generale, ma lo scopo, la cosa bella del gioco è che è quella anche che mi ha fatto convincere a tirarlo giù, è che praticamente tutto si fa, cioè tutti i punti si ottengono solo ed esclusivamente per migliorare l'aspetto estetico del nostro giocatore. Molto molto bella, guardate la mappa, ragazzi, guardate che mappa enorme. E tra l'altro, mentre giocheremo, ragazzi, c'è anche una zona di salvataggio. Intanto io con X mi lancio giù, ho il controller per il computer, il controller della Xbox One, quindi sono molto molto comodo a giocare a questo gioco. Tutti i comandi nella portata di due dita, di due mani, di due dita, come fai? Allora, ragazzi, andiamo. E vi stavo dicendo, c'è questa area che piano piano si restringe durante l'avanzare del gioco e voi dovete sempre rimanere dentro questo cerchio. Andiamo a vedere. Come vedete, ragazzi, in alto ci sono le persone rimaste, sono in 92, per il momento nessuno ancora è stato killato da qualcun altro. Guardate qua sotto, c'è un altro paracadute e là un altro ancora, quindi ci sono delle persone che stanno atterrando. Mamma quanti, cerchiamo di atterrare qua, ragazzi, cerchiamo di sbrigarci a trovare un po' di equipaggiamento necessario per poter essere subito competitivi. Andiamo in questo magazzino, guardiamo subito per terra, prendiamo le cose, abbiamo preso qualcosa, abbiamo subito un mitragliatore con triangolo, ragazzi, con triangolo lo andiamo ad armare, mettiamo dentro, bene, abbiamo 30 colpi, guarda quanta gente sta uscendo, mamma mia, ragazzi, sono tutti qua, ragazzi, 89 le persone rimaste, stiamo molto attenti, intanto prendiamo ancora armi, bene così, ne abbiamo due, uno è dietro e uno è davanti, andiamo con R1 nella modalità prima persona. Guardiamo se c'è qualcuno, ragazzi. Sembra non esserci nessuno. Scappiamo. Guardalo lì. Guardalo qua. È qua sopra. Porca miseria. È qua, ragazzi. È là sopra. Non lo vedo. Ci stiamo allontanando. Bene così che ci siamo nascosti molto bene, ragazzi. E come vedete nella mappa, in basso, adesso voi fate un po' fatica a vedere. No! Bisogna seguire quella linea bianca che adesso voi fate fatica a vedere. Come vedete, ragazzi, la linea bianca adesso è sparita, come non vedete ovviamente. Bisogna entrare nella zona dell'area,
la zona ristretta la chiamano loro, credo che la chiamino così in inglese, purtroppo il gioco non è ancora in italiano. Come vedete ragazzi, come non vedete sulla mappa praticamente, qua di fianco a me c'è una linea bianca che noi dobbiamo raggiungere e che se apro la mappa vedete essere delineata da quel cerchio ragazzi. Praticamente quel cerchio è la restricting play area, cioè noi dobbiamo rimanere dentro lì per poter andare avanti a giocare. Intanto siamo rimasti in 60, quindi non siamo ancora così pochi e avanziamo ragazzi. Vediamo di riuscire a rimanere il più in vita possibile, eventualmente riuscendo anche a killare qualcuno in modo da ottenere punti per poter aprire appunto questo chest. Guardate ragazzi intanto che mappa, il render, che qualità grafica di questo Battleground ragazzi, lo chiamiamo PUBG, si chiama abbreviato su internet, e sto vedendo ragazzi che in questo momento, ecco, vedete questa linea che vi sto indicando ragazzi, vedete che si sposta ovviamente perché io sto correndo, questa è la linea nella quale dobbiamo rimanere dentro, non è altro che il perimetro dell'area di gioco che vi stavo facendo vedere. Mi sembra di aver visto delle case là in fondo, quindi cerchiamo di raggiungerle velocemente e di poter cercare qualche altra armatura. Intanto rimaniamo in 55 ragazzi, siamo ancora dentro in 55 sui 90 e passa iniziali. Ecco, inizio a vedere gli edifici là in fondo ragazzi, per darvi l'idea di quanto è profonda questa mappa. Guardate, guardate quanto ci vuole a raggiungere questo piccolo ammasso di case. Speriamo che ne valga la pena. Eccolo là ragazzi, no, è qualcosa di più, non sono delle case, mi sembra di vedere che sia una fortezza, non capisco bene che cosa sia. Tanto siamo tranquillamente, sono le rovine, come vedete ragazzi, di fianco alla mia spalla ci fa vedere il nome della città o comunque del gruppo di case che stiamo raggiungendo, si chiamano rovine queste qua e ce ne sono veramente tante ragazzi, segnate con il giallo sulla mappa. Aspetta un secondo, cercare tra tutte le varie. Mamma mia che pesantezza. Ok, tanto vedo non è successo niente. Noi vi ricordo con triangolo rimettiamo le munizioni nell'arma e avanti così. Vediamo se con la freccia in su dovremmo, no, pull out, com'è che rimettiamo via l'arma? Oh ok, perfetto, intanto andiamo ad armare anche la seconda che mi ero dimenticato di armare. Vediamo intanto se troviamo qualcosa di bello in queste rovine. Attenzione, guarda, qua ci abbiamo il P92 che non so bene che cosa sia, abbiamo anche lo zaino, perfetto, credo che con uno zaino possiamo portare più oggetti, riusciamo a salire, andiamo avanti nelle rovine, intanto rimaniamo in 52 ragazzi, rimaniamo in 52, altre armi qua ragazzi, attenzione, l'M16 sono anche i colpi dell'M16, no aspetta, ho lasciato giù di nuovo l'M16, allora vediamo quanti colpi ha questo ne ha 30 su 50, no ragazzi l'M16 è troppo potente, ma vedi di armarti subito. Allora qua abbiamo anche dei colpi credo, sono il caricatore vuoto, 30 colpi sull'M16, va bene, però è un mitra quindi direi che va assolutamente bene per essere abbastanza protetti. Andiamo avanti ancora, sembra non esserci nulla, quindi usciamo da queste prime rovine e andiamo avanti finché tanto l'area non si restringe, possiamo tranquillamente cercare intorno a noi, credo che non ci siano personaggi qua ragazzi. Intanto siamo arrivati a metà strada, 50 i giocatori rimasti nella mappa, vediamo qua che cosa c'è. Wow, l'M16A4 ancora, abbiamo però la pistola pickup suppressor. Ok, prendiamolo, vediamo perché io posso cambiare benissimo, devo anche mettere le munizioni alla pistola. Poi abbiamo una granata fumogena, 49 rimasti, abbiamo, fantastico, guardate quanta roba interessante. Qua invece c'è la C45 che non so bene che cosa sia, abbiamo ancora il backpack, mamma mia ragazzi che fucilozzo che fucilozzo, l'M16A4 che è quello che abbiamo noi dietro. Direi di andare a equipaggiarci con il mitragliatore, molto meglio, molto più sicuro per me. Avanti ancora nelle rovine ragazzi, quanta roba interessante che stiamo trovando qua in questa parte di mappa. Vediamo se siamo dentro, siamo ancora dentro nell'area nell'area col cerchio. Prendiamo il painkiller, non so che cosa sia, red dot, abbiamo trovato anche addirittura un come si dice, un mirino. Avanti ancora, switch pick up vertical foreign up, no non ci interessa. Abbiamo anche la police vest, se volessimo prenderla lui automaticamente la va ad indossare.
Vediamo ancora qua, c'è un pozzo, non c'è niente qua, io credo che non si possa fare nulla col pozzo. Seguiamo di qua intorno a queste rovine, ragazzi, e andiamo avanti. Questa non penso di poterla saltare, ma purtroppo non c'è la possibilità di aggrapparsi, almeno che io sappia, non c'è ancora la possibilità di aggrapparsi. Entriamo di nuovo nelle rovine, vediamo se troviamo qualcosa di interessante. C'è una pistola, però ce l'abbiamo già la pistola. Abbiamo comunque dei colpi per la K45, Deep Finger Glasgow Glove, fantastico. Se noi poi, ragazzi, entriamo nel menu, vediamo subito il nostro personaggio come lo vedono gli altri. Questa è la veste che ci dà 200 punti di scudo. Abbiamo anche una, come si dice, una cinta che non ci interessa, col X usiamo l'item. Abbiamo inserito infatti il, come si dice, abbiamo inserito il mirino nell'arma. Vediamo se poi possiamo andare anche in prima persona. Guardatelo qua il mirino, guardatelo qua. Non ci fa andare però a mirare col mirino, quindi direi di tirarlo via. Anche prima mi dava questo errore, non capisco perché. Vorrei tirare via il mirino, vediamo come si fa. Ok, perfetto, abbiamo tolto, no, abbiamo lasciato giù tutto, no, torna subito su, torna. Vedete che, ragazzi, se lasciamo l'arma e la riprendiamo ci ridà il caricatore pieno, ma dobbiamo essere noi poi a inserire i colpi. Allora, voglio togliere questo, unequip weapon, no, unequip, ok, con il triangolo tiriamo via il mirino in prima persona. In terza persona, perfetto, possiamo andare a mirare. No, forse prima ho mirato male. Comunque andiamo avanti, ragazzi, bisogna seguire la linea tratteggiata per andare a raggiungere appunto l'area di salvezza, di salvataggio, in modo da rimanere. Siamo in 44, ragazzi, fra poco il gioco comincerà a farsi sentire. Spero di aver preso i punti necessari a poter aprire il primissimo baule della mia carriera di Unknown Battleground. Mamma mia, ragazzi, si arrampica più che Messner, si arrampica più che Messner. Guardate che roba, guardate che roba. Avanti. Restrict the play area in 2 minuti, quindi l'area di gioco si restringerà in 2 minuti. Noi siamo abbastanza lontani, quindi ci conviene anche sbrigarci correndovi per 2 minuti, ragazzi. Non possiamo purtroppo fermarci in nessuna casa, altrimenti vi ricordo che se rimanessimo fuori dall'area di gioco cominceremo a perdere la salute. Mi sembra che con questo tasto c'è la corsa automatica. No, purtroppo no, mi sbaglio completamente. C'era un tasto per la corsa automatica. Dai, zio, però devi correre. Un po' scomoda la corsa perché devi tenere avanti premuto l'analogico, che adesso funziona tutto più comodo. Mica tanto. Dai. L'area di gioco, ragazzi, 39 rimasti. Mamma mia, ragazzi, siamo nella top 40. Guardate la mappa, quanto è grande, ragazzi. Guardate quanto è grande la mappa, mi fa malissimo. Non c'è modo. Non sparare, ma che cacchio spari? Porca miseria. Ok, vediamo se va. Perfetto. Bisogna premere il controller sinistro. Un minuto al restringimento dell'area di gioco. E ci vorrà un minuto, tra l'altro, per arrivare là. Non c'è, ragazzi, vi ricordo, la stanchezza. Quindi lui può correre all'infinito. E ammiriamo meravigliosamente col mouse. Credo che possiamo girare l'inquadratura. No, ovviamente no, perché sto usando il controller. Mi si sta atrofizzando il pollice sinistro mentre corro così tanto. Ma andiamo ancora senza problemi. Benissimo. No, corre. Aia, ragazzi, 30 secondi all'area di gioco che si va a restringere. Noi siamo ancora un po' fuori dal perimetro, ci conviene sbrigarci perché cominceremo a perdere salute se non andiamo dentro l'area di gioco entro il tempo prestabilito. C'è un aeroplano là in alto, lo vedete, vediamo se riesco a indicarvelo. È là in alto, ragazzi, e fra poco vedrete dietro la mia spalla il perimetro della nuova area di gioco, che non è nient'altro che quella ristretta. Lo sto per vedere io, lo vedo già nella minimappa, voi ancora non lo vedete. 10 secondi, 5, 4, 3, 2, siamo quasi arrivati, ragazzi. Vi ricordo che non succede niente, si è ristretta l'area di gioco. Dobbiamo comunque non rimanerci fuori per troppo, perché altrimenti cominceremo a perdere la salute. Ma in questo momento sono entrato, tra poco vedrete dietro di me, ragazzi, uscire come si dice, il perimetro. Intanto vi ricordo, ragazzi, che se vi piace questo gioco, di mettere un bel like al video e mi raccomando iscrivetevi al canale se volete continuare a vedere video dedicati a Player Unknown Battleground. 33 persone rimaste, ragazzi, e dobbiamo cominciare a entrare nel vivo del gioco adesso. Vediamo un pochettino se riusciamo in qualche modo a fare le peggio cose. Avanti, vedo degli edifici davanti a me. 32 le persone rimaste, ragazzi, attenzione, ancora qualche minuto prima di poter entrare davvero nella battaglia e guadagnare i punti per aprire appunto questo
questo chest, il primo della mia carriera. In realtà penso già di poterlo aprire, sono rimasti ancora in 32, l'area di gioco ancora abbastanza grande, ragazzi. Come vedete le partite comunque durano anche una ventina di minuti, una mezz'oretta, quindi niente di troppo impegnativo, e ci sta, ci sta. Quando le porte sono aperte, ragazzi, vuol dire che qualcuno è già stato qua, quindi noi stiamo molto attenti, stiamo molto attenti. E non c'è nessuno, sembrerebbe, attenzione, possiamo interagire con le porte, saliamo, saliamo, ma è tutto libero, è tutto libero. Vi ricordo di muovervi abbastanza piano, se no si sentiranno i vostri passi. Ecco, non so bene cosa sia quella red zone, ragazzi, quell'area rossa, non so se dove si colpiscano di più le persone, dove ci sia più movimento, ma io adesso decido di aspettare ancora un attimino, ragazzi. Cerchiamo di uscire da questa casa, torniamo in terza persona, scendiamo giù dalle scale, vediamo di stare molto attenti a non incappare in nessuno, perché potrebbero già essere ben armate le persone. Avanti a proseguire, la seconda casa è già stata visitata, guardiamo in alto anche nei balconi, stiamo attenti, stiamo attenti. Qua c'è una porta chiusa, ragazzi, quindi attenzione, proviamo ad entrare nella casa e chiudiamo la porta, è un consiglio che vi do, chiudiamo la porta. Attenzione, ancora niente qua, porte aperte, porte aperte. 31 persone rimaste, ragazzi, 31 persone rimaste, non c'è nessuno ancora qua. Piano piano, piano piano, esploriamo le parti di casa, sembra essere disabitata. Bisogna procedere, ragazzi, nell'area di gioco che si sta per restringere entro 2 minuti e mezzo, quindi vediamo di andare, vediamo di andare. Attenzione così, attenzione così. Ok, 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 niente da fare, usciamo, 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 usciamo e procediamo. Bisogna stare molto attenti, ragazzi, molto attenti. Vi ricordo che ci sono anche i veicoli nel gioco. Siamo, appunto, ecco qua, ragazzi, abbiamo una Jeep, prendiamo una Jeep. Non suonare i clacson. Via, via, via con la Jeep, via con la Jeep. Molto bene ragazzi la Jeep. Vai che ce ne andiamo, vai che ce ne andiamo. Sistemiamo un po' l'inquadratura e via, e via, via con la Jeep. Ecco, siamo molto più tranquilli adesso, ragazzi. Siamo molto più tranquilli adesso con la Jeep, ragazzi. Super cattivi, super cattivi. Mi sparano. La Jeep mi sembra che sia blindata, ragazzi. Siamo di nuovo entrati nell'area di gioco. Ce ne andiamo. Che mi sparano, via con la Jeep, via, andiamocene, andiamocene, andiamocene proprio di prepotenza, ragazzi. Bene, bene, molto bene, molto bene. Se troviamo delle case ci possiamo tranquillamente appropinquiare per trovarle. Le vedo proprio davanti a me, ragazzi. Cambia un po' tutto il gioco quando prendi un veicolo, diventa tutto molto più comodo, ragazzi. Bene così, bene così. Porca miseria, ho parcheggiato la Jeep. Aspetta, aspetta, non suonare. Suona il clacson, suona, questo è più efficiente. Ok, ok, dove sono? Dove sono? Attenzione, attenzione. Scendiamo dalla Jeep, scendiamo dalla Jeep, la lasciamo lì dentro, la lasciamo nell'acqua, ragazzi. Sembra non esserci nessuno qua, sembra non esserci nessuno. E ci sono altre case. Siamo rimasti in 28 intanto, ragazzi. Siamo in 28. Vediamo di stare molto attenti, ragazzi. Mamma mia, ti fa scantare sto gioco quando poi arrivi che sei in pochi. Ti fa scantare. Sembra essere tutto libero, sembra essere tutto libero. Vediamo un po', vediamo un po'. Attenzione, tutto libero, nessun oggetto però per terra, però niente per noi, niente per noi. 27 rimasti, ragazzi, siamo dentro nei primi 30. E purtroppo, ragazzi, siamo morti perché ha tirato una laggata violentissima. Alla fine qualcuno ci ha trovato alle spalle e ci ha fatti fuori. Però ci sono stati assegnati, ragazzi, dei punti. Siamo a 760, come vi fa vedere la statistica là in alto. Direi di andare proprio subito su Rewards e di andare anche a prenderci ciò che ci spetta, che è il premio. Click to preview it, you will receive one of the following crates. Ragazzi, andiamo a prenderlo con 700 e vediamo. Successfully. E ok, quindi cosa ho trovato? Non ho capito cosa ho trovato. Cioè, noi abbiamo premuto characters. Ah, eccolo qua, ragazzi. Ce l'abbiamo qua, ce l'abbiamo qua. Survivor crate. Click to open, ragazzi. Andiamo ad aprirlo, andiamo ad aprirlo e vediamo cosa troviamo dentro. Uno di questi oggetti può contenere, speriamo di non trovare la mini skirt, ragazzi, dai. Speriamo di trovare un paio di guanti, qualcosa. Open. E troviamo dei grey boots, ragazzi, niente di interessante. Andiamo ad equipaggiarli. No, aspetta.
Grey Boots, andiamo ad equipaggiarli. Niente di bello purtroppo per questo primo baule. Beh ragazzi, mi dispiace per la laggata di prima, ma spero che abbiate un pochettino capito come funziona questo player a non battleground. Vi consiglio di provarlo assolutamente perché è molto molto divertente, soprattutto quando arrivate verso gli ultimi giocatori diventa veramente veramente molto intensa la battaglia. Beh ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato questo video e noi ci vediamo prestissimo. Ciao!